Bella ragazzi e bentrovati sul mio canale, benvenuti con questo nuovo video. Oggi, signori, vi porto finalmente la classifica dei migliori gol della carriera di quest'anno, comprendendo chiaramente il Livorno, ma anche come piccolo extra i migliori gol con la Fiorentina. Quindi ho voluto raggruppare tutta la carriera, perché chiaramente la carriera è iniziata con noi sulla panchina della Fiorentina, poi sappiamo com'è andata. Inizialmente doveva essere una top 10, invece poi visto che i gol comunque non erano pochi, anzi erano tanti, molto belli, alcuni anche uguali, insomma difficili da scegliere, ma tantissimi, ho pensato di fare una top 15, ovvero una top 15, insomma i migliori 15 gol. Tutto sarà riunito in questa clip che voi vedrete, dura più o meno 5 minuti, e quindi io non mi dilungo ulteriormente e vi lascio ai gol. A dopo. Acquistato per una cifra forse eccessiva? Bene, lui ci ha ripagato così, con i gol importanti, belli e decisivi. Zazza riesce a passare, Zazza al limite, Zazza, Zazza, Zazza! Simone Zazza! Fa esplodere il Franchi! E pareggia! È 1-1! L'ultimo gol in ordine cronologico, la firma è di Fares Baluli, fa tutto da solo e poi la mette all'angolino, nulla da fare per Fadelli. Tanti tocchi stile Barcellona e poi la palla è in rete. Lambrughi sulle note di Stars. Ancora Baluli per Benzia. Poi Don Sade entra ancora per Benzia. Si fa vedere anche Lambrughi per l'azione del Livorno. Il pallone passa per Lambrughi! Mamma mia! Calcio champagne! Voilà! Livorno in vantaggio col gol. Il primo forse in campionato di Lambrughi. Correre e sacrificarti per la tua squadra non serve se poi hai questi piedi. Ne sa qualcosa Alain Saint-Maximin. Posizione numero 12 e per lui c'è Sarface. Gol che purtroppo è servito a poco, sta di fatto che quel che spicca all'occhio è il tocco da biliardo di Kingsley Coman. Come prima vittima in Serie A, Damian Djokovic ha scelto la Juve e lo fa con questo destro nel 7. Correre per il sinistro! E il grandissimo gol di Djokovic! È successo raramente, ma con questo destro Mateo Kovacic è stato in grado di rubare la scena persino al bomber Zaza. Minore l'estetica, ma enorme l'importanza. Così Luci fa impazzire il Picchi all'ultimo respiro. La bandierina Vassili Cardi, parte il cross nel mucchio! Oddio, oddio, attenzione a Luci, la finta, Luci! 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 Fa 3-2! Sotto e in difficoltà la retroguardia avversaria, infatti qui recupera Maximen al centro, c'è Coman con sinistro Coman, capocannoniere del Livorno, il francesino di gol ne ha fatti e anche molto belli. Questo ne è un esempio alla scala del calcio di San Siro, sulle note di Floating. Benissimo Coman, Coman, una meraviglia, Kingsley Coman. Lo stadio è lo stesso, ma cambiano le squadre. Chapeau a Simone Zaza che si fa 70 metri palla al piede e poi, puff, segna così. In velocità, partito Zaza, centro Rossi, Zaza resiste, fino in fondo, Zaza! Grandissimo gol! Fiorentina in vantaggio all'ottavo della ripresa, azione personale e gol meraviglioso di Simone Zaza. Avvio difficile per la Fiorentina, che però dopo qualche giornata comincia a recuperare un po' di pezzi pregiati della rosa. Uno è Juan Cuadrado.
Occhio a Quadrato che piazza il pallone! Quadrato! Il primo gol! E doveva fare un golazzo! Finalmente saliamo sul podio, sul primo gradino c'è Alberto Aquilain, Fiorentina-Lazio. Verso Zaza che si appoggia a mani di Fernandez, tocco di ritorno per Aquilani che vuole ancora il destro, potente rete! Alberto Aquilani! Mamma mia! Sei sull'1-1 di una partita che non si vuole sbloccare, ma poi dal nulla ecco qui Harrison Reed. Per questo capolavoro c'è Horizon di Axello. Davanti a un gol del genere non servono molte parole. La canzone è Stay, lui è Bernardeschi. Buonissima, poi sinistro da... Voilà, questi erano i gol scelti da me, fatemi sapere con un commentino qui sotto cosa ne pensate, se secondo voi non dovevano essere questi, se secondo voi me ne sono dimenticato qualcuno, oppure se avete curiosità sulle posizioni. L'unica cosa che vi posso dire io, alcuni gol non li ho presi perché erano simili tra di loro e quindi sarebbe stato inutile metterne due uguali, per esempio in due posizioni diverse della classifica. Alcuni simili ce ne sono anche qui, ve ne sarete sicuramente accorti. Io comunque vi saluto, lasciate un pollicione in su se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di passare da tutti i link che trovate qui sotto nella descrizione per crediti, pagina Facebook e tutto il resto. Noi come sempre ci becchiamo con i prossimi video. Bella!